Godetevi il paesaggio, raga, perché io sono troppo concentrato a scendere. Diretta da Stalingrado. Cosa stai mangiando? Non ho idea. Un agglomerato di cereali che sta di frutta e di pezzi. Allora, per affrontare il giro di oggi, il bombarolo ha già iniziato a doparsi qua. Abbiamo un cruscotto pieno di schifezze. Vedremo come andrà a finire. Destinazione Bike Park Rive Rosse. 17 minuti all'arrivo, il punto di ritrovo è fissato nel mezzo del nulla. E aspetteremo il resto della crew. Ciao boss, com'è? Tutto bene. Bella man, bella Fusto, quanta roba hai già mangiato nel tragitto? Ma che faccia da tritato che c'è? Ho mangiato due le pizze mistiche. Allora, notare la sciccheria. Questa è veramente essere pro. Banana scocciata al telaio. Questi addirittura arrivano con l'aereo perché saranno partiti 20 anni fa. Ciao Asciuro, ciao Roccia, com'è? Ciao bro! Vai, vai che partiamo! Dai, dai che partiamo, ciabatta man! Intervistiamo l'uomo più molesto della giornata, cioè sentite che bordello fa la sua bici. Questo qui è il vinile, sto registrando una canzone. Ha il coraggio di presentarsi con sto freno per fare 40 km di enduro. Ci sta, ci sta. Ma ci sono bivi qualcosa, Luca? Ci sono bivi qualcosa? Allora, Trail Factory, prima discesa. Siamo a Rive Rosse. Post ride, Trail Factory. Mai fatta, mai fatta. Qua abbiamo davanti Gianluca Demogno che se non pedala non è contento. Wow, sembra un biliardo, dai. Ma che è la sabbietta tipo ricca? Bellissimo! Andiamo un po' avanti. Ma li ha messi, prima non c'erano. Prima devi farlo su più volante. L'ha fatta! Quei flash con quella pelle sulla mano. Piedi attaccati ai pedali, volume 1. Raga, ci siamo fermati un attimo perché uno ha perso il cambio. E quindi adesso ripartiamo a finire il tre. Madonna, dove siamo? Sulla luna. Per ripidoni. Che cazzo era? Oh ragazzi, è tornato. Primi 100 metri lui ha perso il cambio. Cosa ha da dire al riguardo? Raddrizzamelo un attimo. Vai. Minchia, una M6 con dadotto filettante. E quello ho trovato. Dai, raccontaci come hai trovato una vite. Sono andato da signore e faccio, oh zio, ma non è che c'hai una vite? E ora mi fa, cazzo, figo,
me ne intendo io. Sì, proprio così parlava in mano. Te lo giuro, così. Cazzo, me ne intendo io, corro con la track, figa. Faccio, dai, muoviti che mi serve la linea. Non ci credo, neanche. Te lo giuro. Vai. Guarda, mi fa, si beveva la Coca-Cola, gli faccio sì, però io devo andare. Mi fa, minchia, 5 minuti. Gli faccio, c'è così, ti pago la Coca-Cola, però devi scannare. Gli faccio, io ho pagato 2 euro di Coca-Cola, invece dai, portami a casa che mi serve una cazzo di te. Portami a casa. Sono arrivato lì, pa. Era mezzo ubriaco, mi sa che si era fatto con la Coca-Cola. Ero ubriaco. No, prima della Coca-Cola. Prima della Coca-Cola avevo un po' di retrogusto bianchino. Lo guardo, dopo che ho finito, faccio, bella zio, grazie. Era lì che guardavo le viti, no, questo non va bene. Faccio, hai rotto i coglioni, dammi il taglierino che ci penso io. Il taglierino. Cos'hai tagliato col taglierino? Ho tagliato la vita perché era una sberla lunga così, l'ho tagliata per. Ma dovevi lasciarla, no? Ci appoggiavi i piedi. Ma è dritta sta merda di cambio? Sì. M33. Secondo trail, mai fatto anche questo, raga. Collabora. Vai, pedala. L'abbiamo perso. Che spettacolo, raga. Siamo in cima al mondo. Bello. Immortaliamo questo momento. Vuoi un acconto? È nostro quello lì. Lo prenotiamo come pausa pranzo, grazie. È lui. Oh, bicchieri di rosso by pizza. Per chi? Questo è tipo 2 calici. È circa 1 millimetro meno di tutto. Salute. Bella. Oh, tutti seri. Ah no, pensavo stessi facendo vedere un chi. E questi sono i sopravvissuti della giornata. Qua siamo a Bel Giardino Gioioso. Pugni in mezzo per Rive Rosse. Alla prossima.